Ciao a tutti, oggi prepareremo la cheesecake alle zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa, più 3 ore per il raffreddamento. Gli ingredienti sono zucchine tagliate a cubetti, crackers, burro fuso, ricotta, formaggio spalmabile, parmigiano, colla di pesce, olio, basilico, prezzemolo, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i crackers. Li facciamo tritare per 5 secondi a velocità 10. Aggiungiamo il burro fuso e facciamo amalgamare per 15 secondi a velocità 5. La base per la cheesecake è pronta. A questo punto avremmo bisogno di uno stampo per torte del diametro da 22. Abbiamo rivestito il fondo con carta da forno e abbiamo rivestito i laterali con un foglio d'acetato. Adesso trasferiremo il composto all'interno dello stampo. Abbiamo sistemato bene sul fondo il composto. Adesso lo posizioneremo in frigo per una ventina di minuti. Proseguiamo la ricetta senza lavare il boccale, aggiungiamo le zucchine. L'olio. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 10 minuti. Gradi con l'antiorario a velocità 2. Trasferiamo le zucchine in una ciotola e lasciamole intiepidire. Abbiamo riposizionato le zucchine nel boccale, le zucchine si sono raffreddate. Adesso aggiungiamo la ricotta. Il formaggio spalmabile, il parmigiano, il prezzemolo e il basilico, il sale e il pepe. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo tritare per 15 secondi a velocità 10. Prima di proseguire la ricetta, prenderemo i due fogli di colla di pesce e li scioglieremo in due cucchiai di latte. Aggiungiamo la gelatina che abbiamo sciolto nel latte. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per 10 secondi a velocità 7. Il composto è pronto. Trasferiamolo sulla base di crackers. Posizioniamolo in frigo per almeno 3 ore. Trascorse le 3 ore, abbiamo ripreso la cheesecake dal frigo,
Adesso rimuoviamola dallo stampo, decoriamola e serviamo. Cheesecake alle zucchine. Grazie e alla prossima ricetta.